il Piemonte. Partiamo da qui per raccontare lo sport e le sue leggende, la sua natura umana, il senso di sfida con se stessi, i suoi valori e il beneficio che se ne trae nel praticarlo. E lo facciamo mettendo insieme le testimonianze di chi ha contribuito a scrivere pagine destinate a diventare addirittura mito. La Juventus, uno dei club calcistici più famosi del mondo. Il Piemonte è la regione che ha dato più squadre e al calcio italiano che hanno vinto lo scudetto e è la regione più titolata nel calcio. La Juventus è la squadra più titolata d'Italia. Tu sei un giocatore della Juventus, sei torinese, sei piemontese, sei cresciuto in questa società che rappresenta tanto sia per il nostro territorio che per il calcio italiano. Ha dato anche tantissimi giocatori alla nazionale. Questo cosa rappresenta per te nella tua vita, nella tua carriera? Beh, sicuramente un motivo di orgoglio di essere arrivato così ad alti livelli, crescendo nella mia regione, in una società dove ero tifoso e tuttora sono tifoso sin da bambino. Merito di investimenti di queste società importanti, soprattutto storiche, che ci sono tuttora in Piemonte. Abbiamo di nuovo un derby, una nostra cittadina importante, molto seguita, con una città che si sta evolvendo, sta cambiando. Siamo torinesi, siamo piemontesi, siamo fermi sempre alle nostre radici, ma Torino cambia, cominciamo a vedere i primi grattacieli, quindi è una cosa totalmente nuova per noi. E la cosa importante è stato il lavoro negli anni passati e quello che si sta cercando di fare, soprattutto qui alla Juventus, con uno stadio nuovo, cercare di rinnovare sempre per poter dare la possibilità ai futuri ragazzi di arrivare in questo sport e di crescere nel migliore dei modi, non soltanto come sportivi ma anche come uomini, che sono le due cose più importanti. Quando si avvicina il tramonto, ogni tifoso del Torino posa lo sguardo su Superga, con gli occhi e con il cuore, salutando l'anima dei propri eroi. Bacigalupo Ballarin Maroso, Grezza Rigamonti Castigliano, Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ossola. Nel cuore degli anni 40 leggere questa formazione era quasi una sentenza. Qui non c'è molto da dire, perché qui c'è un po' l'anima della società, del Torino, cioè entrare qua nel Philadelphia rimane sempre una cosa veramente speciale per me. Matteo Darmian in pochi anni è diventato uno dei simboli tra i più importanti del Torino. Cosa vuol dire per un giovane giocatore giocare in una squadra come il Toro? Ma sicuramente è motivo d'orgoglio vestire la maglia granata e soprattutto per la storia che ha la società, per quello che è stato il Torino. Io sono qua da 4 anni, mi sono sempre trovato benissimo e niente, vestire la maglia granata per me, come ho detto, è un motivo di orgoglio. Ogni domenica cerco di dare il massimo per la squadra, per la società e per i tifosi. Roberto Beccantini, al di là del sentimento, secondo lei è più facile essere tifoso della Juventus, del Torino in Piemonte oppure delle quelle che in passato sono state considerate le provinciali terribili, Provercelli, Casale, Alessandria e Novara? Al di là del sentimento è già una cesura cruciale, molto netta, forse troppo. Diciamo che le vittorie aiutano a orientare il tifo spesso, soprattutto se il tifo comincia da bambino, e poi ci sono le tradizioni familiari. Io sono diventato per esempio juventino pur essendo nato a Bologna quando arrivò Sivori nel 57, quindi al di là del sentimento o al di qua il tifo veramente al tifo non si comanda. E la grande differenza rispetto all'amore, per esempio, coniugale, è che si può cambiare la moglie, ma difficilmente la squadra del cuore. Ma in Piemonte ci fu anche il cosiddetto quadrilatero delle università del football. Alessandria, Provercelli, Novara e Casale. Maglie gloriose, corsa, sudore, palloni di cuoio legati con lo spago, terreni fangosi, pubblico a bordo campo e trasferte in bicicletta hanno formato la miscela magica che ha contribuito all'epopea della provincia. Quando il calcio era un sogno, era un mito, era fantasia, era letteratura. Oggi un po' abbiamo perso tutte queste caratteristiche, anche
se alla fine il pallone comincia a rotolare, tutto quanto ritorna ad essere, se vogliamo, anche stupore. Però noi dobbiamo sempre ripercorrere quello che è stato, e riandare all'epifania del calcio. In questi anni diventa difficile anche dare un valore a una maglia che ha una storia, ma una storia molto lontana. Personalmente però sono di Torino, sono piemontese, quindi tutta la mia infanzia l'ho passata conoscendo le vicende delle squadre dei piemontesi, e quindi anche da ragazzino la proseguivo alla domenica sera sui telegiornali regionali, la storia e le vicissitudini della Pro Vercelli, dell'Alessandria, della Juve, del Toro, e quindi per me è sempre stata una maglia riconoscibile, riconosciuta, e adesso con la possibilità di indossarla sicuramente può avere un valore in più rispetto a quello che può essere il valore per un altro giocatore. E dentro di me mi dicevo: un giorno a tuo figlio cosa racconterai? Che eri un giocatore di talento ma che la vita ti ha sconfitto? No, non ci sto. Quindi ho cominciato a lottare ogni giorno pensando che avrei voluto raccontargli che si può lottare anche contro un destino contrario, e perlomeno ci si può mettere tutta, nel senso che magari il traguardo è diverso da quello che ci siamo prefissati, ma il viaggio verso l'obiettivo deve essere costante, ci deve essere grinta, ci deve essere tutto quello che serve per raggiungere i sogni. E a entrare nella Hall of Fame del calcio piemontese è anche un arbitro. Mestiere ingrato quello delle giacchette nere, ma ugualmente capace di diventare romanzo. Come la storia di Sergio Gonella da Asti, primo italiano a dirigere alla finale di un campionato del mondo. Non uno qualsiasi, ma Argentina-Olanda del 1978, in piena dittatura militare. Innanzitutto qui abbiamo un pallone, è il pallone della finale. È il pallone della finale? No, perché il pallone della finale l'ho restituito, almeno così dico, l'ho restituito all'Argentina che me l'aveva chiesto. E allora hanno organizzato un pranzo a Roma, dove io sono andato, e ho portato il pallone dalla finale. Però credo qualcuno però dice che io l'abbia sostituito, e non lo so, io non voglio rispondere a questa domanda. Basta un solo nome da accostare al ciclismo, Fausto Coppi da Castellania. Con lui, l'atleta italiano di ogni disciplina è diventato fenomeno planetario. Per i francesi è ancora Fausto, per il mondo intero rimane il campionissimo. Ci saranno sicuramente diverse ragioni, ma forse perché nel dopoguerra è stato un po' a rivalsa dell'italiano sulle altre persone, sui francesi, sui belgi, cioè, questa potrebbe essere una ragione. E poi perché era una persona che secondo me non faceva pesare le sue vittorie, una persona che vinceva sempre con modestia, era capace di farsi ben volere dalla gente, e oltre che dalla gente anche dai suoi avversari. Quindi secondo me è per quello che la gente se lo ricorda ancora e lo tiene nel cuore. Abbiamo fatto un incontro al Vigorelli che l'hanno chiamato l'incontro del secolo, Messina campione del mondo la quinta volta, Ero e Coppi, che era il grande Coppi, perché Coppi aveva vinto anche due mondiali dell'inseguimento, quindi è venuto fuori l'inseguimento del secolo. Difatti a Milano 20.000 persone dentro e altre 3-4.000 fuori che sfasciavano i cancelli per vedere l'inseguimento. L'hanno chiamato l'inseguimento del secolo e ho battuto anche Fausto Coppi, quindi ho avuto la soddisfazione anche di battere il grande Fausto, che per noi era un mito. L'atletica leggera ha conosciuto le imprese di Livio Berruti e di Maurizio da Milano, nei 200 metri e nella marcia. Nel 61 ero a Bruxelles, vinco il titolo dei 100 e dei 200 metri ai campionati mondiali militari, esco dallo stadio e mentre camminavo fuori dallo stadio mi si avvicina quasi correndo una persona piangendo,
mi prende le mani e me le bacia. Io rimango esterrefatto, non sapevo cosa stesse succedendo. E poi mi spiega, era un vecchio emigrante italiano che mi voleva ringraziare per la gioia che gli ho dato vincendo le gare e per dargli quindi la forza di resistere alle angherie che subiva come emigrante all'estero. Io credo che ai giovani si debbano prevalentemente suggerire sempre e creare prospettive chiare, a partire dalle motivazioni, dagli stimoli che gli vengono dati e quelle che sono le opportunità che possono cogliere per il loro futuro sportivo. Ma anche la commovente storia di una ragazza alessandrina che guarisce da una malattia per diventare campionessa in quella che rimane la disciplina più nobile, la maratona. Tutto in fondo nacque da lì e lo sa bene Valeria Straneo. Effettivamente è un percorso un po' particolare il mio, in quanto io mi sono appunto laureata, ho fatto dei figli e poi dopo ho fatto l'atleta. In genere si fa un po' il percorso inverso, però prima non riuscivo, diciamo, a esprimere le mie potenzialità a causa appunto dei problemi di salute che ho avuto. Dal 2011 in avanti, finalmente risolti i problemi, sono riuscita appunto a eccellere. Box, Rumble in the Jungle, quel terremoto nella giungla, che in chiave piemontese corrisponde al nome di Francesco Musso, medaglia d'oro a Roma 1960 nei pesi leggeri. Un'oretta e mezza, un'ora prima di Benvenuti, ho fatto io la prima medaglia d'oro italiana, via. Tradizione, forza ma soprattutto rispetto delle regole. Questo è il rugby. I due risvolti della medaglia. Franco Berni, campione di ieri, sinora l'unico piemontese a disputare un mondiale nel 1987, affrontando addirittura gli immortali All Blacks. Beh, però romantico sì, certi volte è anche giusta, però per me è stato il vero rugby. Vero e duro, un rugby di sofferenza, un rugby di sacrifici, perché molti miei compagni ex nazionali lavoravano, adesso invece la maggior parte fa solo quello e basta. È stata una bella parentesi. Il romanticismo ci sta anche bene come parola, eh. La farfalla delle prime volte. Hanno addirittura usato questa espressione per parlare di Stefania Belmondo. È una delle atlete più titolate della storia dello sci nordico, con 10 medaglie olimpiche, primato in campo femminile condiviso con la russa Raissa Smetanina e 13 iridate. Io credo che portare un po' di mia esperienza ai giovani sia molto importante, perché si parla di sacrificio, di volontà, di passione e di non mollare mai. Queste sono le regole della vita poi. Giovanni Pellielo è già una leggenda dello sport olimpico, specialità del tiro a volo. Insegue una nuova medaglia alle Olimpiadi di Rio 2016. L'olimpismo necessita di una serie di fattori che ti portano a essere protagonista poi su quelle pedane che ti vedranno in mondovisione, e quindi essere olimpico significa anche vivere da olimpico, non solo partecipare a una competizione sportiva, ma avere dietro di sé un sistema che ti conduce a essere protagonista nel mondo. Questo sistema è determinato dallo stile di vita, principalmente dai valori nei quali tu credi e che ti portano poi a essere quello che sei. E c'è chi guarda diventare olimpionica, come la tiratrice con l'arco Tatiana Andreoli, già campionessa del mondo juniores, che ha impostato la propria vita all'insegna di una ferrea regola fatta di studio e di allenamenti. Cioè, non è che una mattina ci si alza, boh, oggi divento campione del mondo. Facendo dei sacrifici, anche solo quello di magari studiare tutti i giorni, può essere un sacrificio per poi portare a vincere le Olimpiadi, i mondiali, gli europei, che comunque sono dei risultati ben più importanti. Siamo partiti dal Piemonte per concludere con quello che è lo sport più piemontese di tutti, anzi Langarolo. Il balloon, il pallone elastico, la palla a pugno. Felice Bertola, Massimo Berruti, la loro rivalità è stata autentica. Com'era l'ambiente della palla a pugno quando lei giocava?
Era un ambiente che io reputavo e reputo speciale, perché era un ambiente a sé che si muoveva quasi compatto da un posto all'altro. Abbiamo creato con il mio dualismo, con Bertola, quasi proprio un movimento popolare che portava migliaia di persone varie volte durante la settimana a spostarsi da una parte all'altra, in mezzo a Liguria, in mezzo a Piemonte. Sentitissimo, tu eri il campione, il tifoso eleggeva te come campione, non faceva il tifo per Cuneo, se tu ti spostavi lui veniva dietro, cioè era su di te. Tra sfide epiche, suggestioni letterarie e pranzi pantagruelici, Bertola e Berutti fecero nuovamente sognare la Langa, nel ricordo di Augusto Manzo e Franco Balestra.